Sì, stavamo parlando di Inter. Federico, Martina De Simone mi comunica dalla regia che abbiamo un tifoso nerazzurro d'eccezione. Probabilmente lo sapranno in pochi, perché poi lui è finito nell'occhio del ciclone, sicuramente per vicende legate al gossip, non sicuramente per la sua fede nerazzurra. Diamo la buonasera, perché ormai il pomeriggio è esaurito, Federico, a Matteo Guerra. Matteo Guerra, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Matteo, grazie per essere qui con noi a Comic Radio. Grazie a voi. Matteo, stavamo parlando dell'Inter che ha perso con l'Atalanta per 3-2 in quel di Bergamo, la tua squadra del cuore che ha perso un'occasione importante per tenere testa alla Juventus, che invece è andata a vincere e bene a Pescara con un perentorio 6-1 con tripletta di Quagliarella. Quindi vengo da te adesso con un'attinenza al calcio, chiedendoti come hai visto questa Inter e cosa ne pensi. Ma comunque penso che Stramaccioni stia facendo un ottimo lavoro, e comunque la battuta d'arresto di ieri penso sia stato un episodio, perché la squadra non credo abbia giocato malissimo. Purtroppo ci sono stati degli episodi che l'hanno penalizzata anche sul fatto del rigore e magari su determinati giocatori che sono mancati. Comunque mi sembra che l'Inter abbia 11 infortunati e non è facile gestire un gruppo. Poi avranno giocato anche giovedì in Coppa UEFA, no? Sì, avevano giocato giovedì in Coppa UEFA con il Partizan di Belgrado. Sì. Peraltro mi ha lanciato un assist, Matteo, perché dopo che finiremo di intervistare te faremo sentire anche i gol di quella partita commentata da Federico De Renzi, partita dove la formazione nerazzurra è andata a vincere per 3-1 in quel di Belgrado. E comunque hai ipotecato anche il passaggio del turno con due turni di anticipo, quindi ha già centrato i sedicesimi di finale, quindi questo penso che possa permettere all'Inter anche di concentrarsi maggiormente sul campionato. Ecco, ma volevo chiedere proprio a te Matteo, che cosa ne pensavi diciamo di quest'Inter? Chi è che ti ha stupito di più positivamente e chi invece magari ti ha un pochino deluso in questo primo scorcio di stagione? Ma come a livello di giocatore sì, deluso Silvestre sicuramente, pensavo fosse un po' più all'altezza della situazione, invece ogni volta che ho visto le partite, ogni qualvolta ha giocato, ha lasciato sempre un po' a desiderare. Ma senti, ma sì, invece chi mi ha stupito era Guarin, perché non pensavo fosse. No, invece guarda, ti posso assicurare che io Guarin l'ho seguito dai tempi che giocava nel Porto e è un giocatore molto importante. L'avevo seguito poco e quindi magari l'anno scorso è stato infortunato, ha avuto dei problemi, però vedendolo dall'inizio dell'anno in questa stagione mi ha veramente stupito. No, anche perché poi ricordiamo nel Porto c'era quella cerniera fantastica di centrocampisti, gli interni di centrocampo erano appunto Guarin e Fernando, che hanno fatto praticamente le fortune del Porto, targato André Villas-Boas, che poi ha trionfato in Europa League nella finale tutta portoghese con il Braga. E peraltro si è giocato anche il derby di Roma. Io credo che Matteo, correggimi se sbaglio, perché questo non lo so, mi è capitato di vederti spesso e volentieri anche in molte partite della Lazio, quindi credo che magari, visto il gemellaggio con l'Inter, tu possa simpatizzare per la Lazio, quindi avrai visto da vicino anche il derby. Cosa ne pensi di questo derby e un tuo giudizio in generale, quindi? Ma da come la vedo io, sicuramente il maltempo ha rovinato un po' la partita, perché comunque io sono felicissimo che ha vinto la Lazio, non me ne voglia le diffusioni della Roma, però. No, ma per carità, Matteo, poi. Però è così. Però sono anche consapevole, secondo il mio parere, che se non ci fossero stati quegli episodi, magari anche sul gol di Klose, no? C'è stato un tiro svirgolato di Hernanes, palla che si ferma davanti a Klose e Klose che l'appoggia dentro. Quindi magari il terreno di gioco ha sicuramente penalizzato molto anche la prestazione della stessa Roma. Sì, anche perché rimane una mia opinione, ripeto. No, ma credo che sia anche la mia di opinione, perché poi se andiamo a vedere l'impostazione di gioco della Roma, giocando con un campo bagnato, sicuramente era in difficoltà. Ha più difficoltà, logicamente, facendo un gioco più veloce rispetto alla Lazio e più dinamico, sì, sicuramente. Matteo, ma puoi togliermi una curiosità? Sono Federico, volevo chiederti, ma tu come sei diventato tifoso dell'Inter? Perché questa simpatia per l'Inter? Per Ronaldo. E prima di che squadra eri? Perché poi guarda, ti dico la verità, non ero un appassionato del calcio, cioè giocavo a calcio ma non lo seguivo a livello di Serie A, e poi mi sono appassionato a quel giocatore e l'ho
iniziato a guardare al Barcellona e quando venne all'Inter mi appassionai ancora di più e poi mi è rimasta questa cosa dell'Inter. E quando andò al Milan c'è stato il rischio? No, no, ovviamente no, sto scherzando. No, assolutamente, no, poi è rimasta quella, la fede nell'azzurra è rimasta quella, però diciamo che è merito suo. Ma comunque certo, perché comunque lei, quando era veramente il vero fenomeno, era sicuramente in quella stagione 97-98, è stato sicuramente l'anno in cui si è espresso sicuramente il miglior calcio ai tempi dell'Inter, insomma, proveniente dal Barcellona, ha fatto veramente una stagione che ha fatto un pezzo innamorare un po' tutti. E guardate, vi do una piccola curiosità legata a Ronaldo, che riguarda proprio adesso il suo momento. Lui purtroppo ha avuto dei gravi problemi fisici e si è ingrassato molto. Questa è una curiosità che vi voglio dare, insomma. Per i suoi noti problemi alla tiroide. Per i suoi noti problemi alla tiroide, quindi per questo ha dovuto smettere di giocare, diciamo, a pallone, proprio per questo, perché aveva dei problemi alla tiroide. Adesso sta partecipando in Brasile ad un programma, questa è una chicca che vi do, è una fiction dove praticamente tramite un personal trainer sta perdendo peso, è una sorta di reality anche questo qui, dove alcuni personaggi famosi vanno lì per perdere peso e domenica si è presentato davanti alle telecamere per far vedere, ha perso circa 7-8 kg, è andato sopra la media invece di 5, insomma. Quindi perfetto, Federico, mi hai lanciato un assist. Un fenomeno anche in questo, allora, Ronaldo. No, mi ha lanciato un assist, perché poi Matteo Guerra, noi l'abbiamo intervistato qui in qualità di tifoso nerazzurro per parlare di calcio, ma lui si fa conoscere al pubblico italiano come, dopo aver partecipato praticamente a un reality che è quello di Uomini e Donne, come corteggiatore prima di Susan Elmi e poi di Serena Enardu. E quindi Matteo che si fa conoscere così. Allora, praticamente poi adesso c'è stato poi Gabriele Parpiglia, inoltre, che ti ha definito il Gigi Rizzi degli anni 2000, e noi ti abbiamo voluto praticamente, Matteo, omaggiare con questa musica, quella di Gianna Nannini. Bello impossibile, del 1986, bello impossibile, perché tu sei un po' un bello impossibile per le donne. Poi questo qua è quello che dice il gossip. Che cosa devo dire? A parole tue, Matteo, prego. No, allora, visto che sei in difficoltà e fatichi. No, non sono in difficoltà, però no, mi ha fatto molto sorridere il giudizio di Gabriele Parpiglia. No, questo peraltro, io se non vado errato, questo è praticamente un giudizio che lui ha detto in tua presenza durante una puntata di Pomeriggio 5. Di Pomeriggio 5, sì, mi ricordo benissimo. No, per quello ridevo. Senti, guarda, scusami Francesco, ma mi è venuta in mente una cosa. Secondo te, diciamo, fra le donne più belle che hai avuto, a quali calciatori, diciamo, fenomenali li paragoneresti? guarda che ti faccio questa domanda, ma così. Guarda Matteo, poi io non servo una per te sulla stessa linea d'onda. No, aspetta, dimmi un attimo, qual è il paragone che devo fare? Allora, la bellezza, diciamo, o comunque... E la devi paragonare ad un calciatore, diciamo, magari per alcune caratteristiche, non so, la donna più sensuale. Manuel Arcuri sicuramente a Cristiano Ronaldo. Il top player, no, diciamo. Non mi far fare cose, ti prego. Va bene, se non te la senti, io te l'ho lanciata lì questa domanda. No, dai. No, era molto simpatica, però non sono nella posizione di poterlo fare. Ah, va bene, quindi ti sei salvato un calcio d'angolo, sì. Dai. Ah, perché... Diciamo che tra tutte c'è un Leo Messi. Ah, quindi proprio un top, il top del top proprio. Stiamo praticamente delirando qui a Magic Football, un po' sulla stessa linea d'onda dell'intervista che abbiamo fatto la scorsa settimana a Fabrizio Corona. Quindi tu ci stai confermando che sei impegnato con la tua Leo Messi in questo senso. Ma chi lo sa. Ma la storia con Sara Nile è terminata? Sì, è finita. No, allora io, visto che ci sono... sul mercato. Aspetta. Però la finestra di mercato apre ancora a gennaio, insomma, dai. Matteo, io veramente ti voglio ammazzare, perché tu hai anticipato... Volevo fare una battuta e me l'ha praticamente anticipata, perché praticamente io stilo tutti i nomi delle ragazze che hai avuto. Manuela Arcuri, Sara Varone, Daniela Martani, Sara Tommasi, Sara Nile. Qual è il prossimo obiettivo di calciomercato? Visto che questa è una trasmissione di calcio, puoi annunciarcelo direttamente qui. O se già c'è qualcosa che bolle in pentola. No, ma come tu sai, le grandi società non svelano mai i grandi colpi. Cercano sempre di evitare. No, non lo so, vedremo. Benissimo, è stato un po' il Luciano Moggi della situazione qui, esatto. Matteo Guerra ci ha detto praticamente tutto e niente, anzi, più niente che tutto.
Vabbè, giustamente come tutte le grandi società, insomma, lavorano nell'ombra, diciamo, dai, lontano dai riflettori, dai, è normale. No, abbiamo parlato della parte dedicata al gossip attinente Matteo, citando anche sue vecchie fiamme, ma poi l'obiettivo chiaro di Matteo Guerra è sicuramente il mondo dello spettacolo. Penso che lui, poi l'ha dichiarato apertamente anche in altre circostanze, voglia intraprendere la carriera d'attore. Che notizie ci sono, Matteo, in questo senso? E poi una domanda che ti voglio fare io personale, perché poi dobbiamo chiudere per motivi di tempo e di scaletta. Tu a Uomini e Donne sei stato un nome molto gettonato, sicuramente il personaggio che, nonostante non sia mai stato sul trono, che ha avuto più risalto mediatico su se stesso, quindi ti è stato mai proposto il trono, oppure è stata in un certo senso un rifiuto a prescindere da parte tua? No, la proposta non c'è mai stata assolutamente. Ma anche perché io ho creato troppi disagi alla redazione, produzione, tutti loro comunque ci sono state delle dinamiche un po' strane e niente, ho fatto un po' di casini, dai. Bene, la tempesta perfetta. Matteo Guerra, per questa puntata ci saluta. Io poi voglio chiudere ovviamente con una domanda di Federico Terenzi attinente il calcio, perché poi è di quello che stavamo parlando, quindi a te Federico per tornare poi sugli argomenti calcistici. Quali sono, ecco, questa è l'ultima domanda che ti faccio prima di salutarti, Matteo, e quali sono il tuo sogno nerazzurro nel cassetto per questa stagione? Va a arrivare in finale in Champions. Penso quello sarebbe il top, anche se la vedo molto dura. In Europa League, in dici? In Coppa UEFA. In Europa League, va bene, sì, in sì. In Europa League. Beh, però... Il Champions il prossimo anno. Dai, va bene, per una qualificazione. Magari... Il campionato, sinceramente, vedo la Juve veramente troppo forte. No, peraltro Matteo Guerra potrebbe essere stato involontariamente un ottimo profeta, perché hanno tutti etichettato Stramaccioni come il nuovo Mourinho. Mourinho è partito dalla Coppa UEFA con il Porto, Stramaccioni facendo la stessa cosa, se magari vince l'Europa League e poi fa il bis con la Champions, potrebbe ricalcare proprio le stesse orme di Mourinho. Certo. Sì, facciamo una statua a Milano a fianco alla Madonnina, solo al Duomo dopo. Perfetto, perfetto. Grazie a Matteo Guerra e grazie a voi. Grazie per essere stato qui con noi e ti mandiamo un forte abbraccio. Quando vuoi, poi la porta qui a Magic Football e a Comic Radio è sempre aperta, Ok. Magari grazie. Quando ci vuoi svelare qualcosa magari ci risentiamo col calciomercato, facciamo va bene? Un calciomercato parallelo. Va bene, un calciomercato parallelo. Ok. Ciao Matteo, grazie di tutto. Buona serata, ciao a tutti.